One Podcast. Quello delle startup è il mercato che più sa sorprendere con importanti innovazioni. D'altronde è proprio questa la missione di una startup, cioè avere un'idea innovativa che possa essere, come si dice appunto, un game changer, no? Un punto di svolta in un ambito preciso. Come si sa però, l'idea non basta. Per realizzarla servono i soldi e spesso ne servono tantissimi. Se prendiamo appunto quindi il mondo delle startup e consideriamo il loro numero per milione di abitanti, il primato per esempio va all'Estonia con 865 startup, poi c'è l'Irlanda con 666 startup e la Danimarca con 573. L'Italia si attesta nella seconda metà della classifica con 234 startup per milione di abitanti, valore comunque superiore alla media UE, cioè siamo messi bene. Infatti, negli ultimi anni, gli investimenti in startup italiane erano molto aumentati, facendo ben sperare tutti. Nell'ultimo anno, il crollo del 51%. Ma perché? Io sono Marco Maisano e ogni giorno, assieme a chi ne sa più di me, provo a ripartire dalle basi per rispondere alla domanda più semplice del mondo. Ma perché? Dunque, ricevere molti investimenti non sempre sta ad indicare che una determinata startup otterrà di sicuro un successo o che, al contrario, il valore intrinseco di quell'azienda giustifichi in un qualche modo l'esaltazione dei venture capitalist. Ecco, a proposito, chi sono i venture capitalist? Sono quegli investitori che decidono di investire capitali in attività spesso neonate, no? O quasi neonate, che però potrebbero in futuro avere un grande successo. Spesso si parla di tanti soldi che però, secondo chi quei soldi li mette, un giorno non troppo lontano potrebbero diventare molti, ma molti di più. Il settore del venture capital è fondamentale per la crescita di una startup e quello italiano, dicevo prima, negli ultimi anni ha goduto di una buona salute. L'anno scorso, improvvisamente, è arrivato il crollo. Ma perché? A rispondere alla domanda di oggi è Gianluigi Ballarani, imprenditore tech, docente di Digital Marketing and Crypto Strategies all'Università di Pavia e co-founder di Udi. Questa è la risposta che mi ha mandato. Ciao Marco e ciao a tutti. Allora, per rispondere a questa domanda dobbiamo dire per prima cosa che nel 2023 le startup italiane hanno affrontato una sfida notevole in termini di investimenti, ma questo è stato in gran parte un riflesso di una tendenza globale. Infatti il calo dei finanziamenti a startup è avvenuto in tutto il mondo e parliamo di un calo di circa il 40% rispetto all'anno precedente, che era già in discesa rispetto all'anno prima, che era il 2021. Però prima di andare a vedere le differenze della situazione italiana rispetto a quella internazionale, dobbiamo fare due brevi ma importanti premesse. Per prima cosa, investire in startup cosa vuol dire? Gli investimenti per le startup sono fondamentali perché si tratta di nuove imprese innovative e quindi funzionano così: degli investitori, che possono essere sia individui che fondi, venture capital o enti governativi, forniscono capitale a queste startup in cambio di una partecipazione azionaria, e questo investimento è cruciale per le startup per fare tutto quello che devono fare: sviluppare prodotti, espandere le operation, assumere persone. E c'è da dire che sono comunque investimenti a 8-10 anni, ovvero il tempo per una startup di trovare la propria strada. E la differenza rispetto a un'azienda tradizionale è proprio il fatto che una startup sta innovando e quindi deve validare la sua tesi cambiando, diciamo, in corso d'opera la rotta finché non trova il suo spazio nel mercato oppure muore. Infatti il processo è intrinsecamente rischioso, è uno degli investimenti più rischiosi che ci sono, dato che molte startup non riescono a decollare, ma è anche può essere chiaramente estremamente redditizio se l'impresa ha successo. La seconda idea che dobbiamo comprendere è la ciclicità del mercato, cioè se guardiamo il mercato finanziario ci accorgeremo che è fatto di cicli, di euforia, fiducia, seguiti poi da crolli e quindi dal terrore in cascate di vendite che poi portano le valutazioni a crollare. Per esempio prendiamo il 2021, in quell'anno è stato l'anno in cui è stato raggiunto il picco di euforia e quindi c'è stato un enorme hype intorno alle startup e alla maggior parte dei mercati con valutazioni che sono arrivati alle stelle e un massiccio afflusso di capitali, il più alto degli ultimi anni. Ma questo periodo di euforia poi è stato seguito da un naturale crollo e una contrazione del 2022 e 2023, che ripeto è un fenomeno tipico del ciclo di mercato. Quindi dobbiamo inquadrare
in quest'ottica anche quello che è avvenuto nel 2023. Due fattori chiave di questa contrazione sono stati l'aumento dei tassi di interesse e la riduzione, il crollo delle valutazioni delle startup. Quindi cosa vuol dire l'aumento dei tassi di interesse? Vuol dire che è più costoso per le imprese prendere in prestito denaro e dall'altra parte agli investitori dà un'alternativa più sicura e attraente rispetto magari a investire in startup. Detto questo, possiamo tornare all'Italia, che nella pratica ha seguito il mercato globale, con una differenza, ovvero che l'Italia è molto più piccola, l'ecosistema è più piccolo, i player sono meno, quindi c'è molta più centralizzazione nell'ecosistema startup e dipende da pochi investitori. Quindi quello che è successo è che, adeguandosi a questo trend di mercato, quindi a questo nuovo scenario di mercato, chi è stato più spaventato sono gli investitori più piccoli, come gli incubator, i family office, che in risposta all'incertezza economica e a questo percepito aumento del rischio hanno diminuito in modo significativo i loro investimenti. Ma nonostante queste sfide, alcuni settori come l'intelligenza artificiale o le biotecnologie in Italia, e c'è da dire anche nel mondo, hanno mostrato dei segni di crescita e di resilienza. Questo, diciamo, ci suggerisce che nonostante ci sia una generale contrazione degli investimenti, ci sono ancora opportunità significative in specifici settori dove c'è reale innovazione. Quindi, per fare una sintesi, il panorama degli investimenti nelle startup italiane segue un po' l'andamento mondiale, con alcune peculiarità, ma offre comunque delle opportunità uniche per la crescita e l'innovazione. Grazie a Gianluigi Ballarani. I motivi per cui il settore del venture capital in Italia è crollato sono tanti. Uno fra questi, evidentemente, c'è l'innalzamento dei tassi di interesse da parte della BCE. C'è da dire che però non solo quello italiano è crollato, perché in Francia gli investimenti hanno segnato un calo del 48%, in Germania del 49%, nel Regno Unito del 51% e negli Stati Uniti il calo è stato addirittura del 60%, evidentemente perché gli Stati Uniti rappresentano forse il mercato più grande in questo senso. Io vi ringrazio per essere rimasti con me anche oggi. Noi ci sentiamo lunedì, vi auguro un buon fine settimana. Ciao! Ma perché è un podcast scritto da me, Marco Maisano. Riprese e montaggio Giulio Rondolotti. Musiche originali Matteo Cassi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile di produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.